Un programma in collaborazione con... Claudio Suriano, responsabile tecnico del settore giovanile del mini rugby, buonasera. Buonasera a tutti. Adesso ci spiegherai un po' questo mini rugby. Sarà un piacere. Allora Claudio, qual è la differenza fra il mini rugby e il rugby? Ma la differenza fondamentale è che nel mini rugby non esiste campionato, non esiste classifica, non esiste l'agonismo spinto all'estremo. Nel mini rugby esiste imparare questo gioco, imparare a stare in gruppo, imparare a rispettare le poche ma ferree regole che gli allenatori e i genitori danno agli atleti e soprattutto divertirsi. Quindi la regola principale è che tutti giocano, tutti si impegnano, tutti si divertono e tutti si sporcano di fango. Specialmente una giornata come oggi. Un'altra domanda, ma prima durante le riprese, insomma, qui con il nostro amico Fabrizio, si sentiva dire agli allenatori, no, a questi bambini, alle gambe in tanti altri sport è brutto sentire dire una cosa del genere, invece nel rugby so di no. Sì. Perché? Spiegaci. Ma perché soprattutto nel rugby esiste il placcaggio. Il rugby è l'unico sport dove chi difende può abbattere fisicamente il portatore del pallone secondo alcune regole molto ferree per la sicurezza di chi gioca. Assolutamente non si può prendere l'avversario dal petto in su, quindi salvaguardia del collo e della testa dell'avversario, e il metodo più efficace per far cadere un avversario è stringergli le gambe e portarlo a terra. Quindi alle gambe non vuol dire fargli male, ma anzi vuol dire cercare il modo migliore per non fare e farsi male. Perché un placcaggio effettuato bene, con giusta tecnica, secondo quello che insegnano i nostri allenatori, non fa far male né a chi lo subisce né a chi lo fa. Oggi pronti per fare l'allenamento passivo, ok? Voglio vedere se sono concentrati, testa nel mio ultimo andare a fare, non voglio vedere se sei in fianco la gente che gioca, che diciamo che ti mettisce più tardi a me, ok? Va bene, adesso cambiarsi, pronti e andiamo in campo così quanti insieme, forza! Matteo, perdoni! Damning allegations of
paintball to the background in black and white. That's the way it's always been, that's the way it's gonna end. All the world fell silent when I read the verdict of. Be sure you can count on your friends. Oh, dal Fiorentina Rugby un saluto a tutti. Sono qui con Gregorio Ciampa e Jacopo Bronconi perché Gregorio Ciampa, responsabile tecnico del settore giovanile e allenatore under 18. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del rugby in erba, dei bambini, delle piccole categorie. Qual è la differenza che poi c'è questo passaggio da essere bambini a, diciamo, adolescenti, anche se non uomini, comunque già ragazzi di una certa età? Allora, sotto il punto di vista tecnico è un discorso che i mini rugby, cioè i bambini piccoli, fanno formazione, e la formazione soprattutto è basata sulla motricità, sul muoversi in campo, sul saper correre, sul saper cascare, cioè tutte cose che oggi non tutti i bambini riescono a fare con naturalezza. Certo. Qualche anno fa si giocava per la strada, ora si gioca in casa o con computer, e questo è un fatto importante a cui noi bisogna portare i ragazzi a non aver paura di cascare in terra o di tirarsi una maglia, e questo è il mini rugby. Sono qui con Alexander Zanninelli, allenatore dell'Under 12 e giocatore di prima squadra, e Alessandro Leni, allenatore dell'Under 12 e allenatore della seconda squadra? Esatto, della squadra cadetta del Fiorentina. Allora, parto con Alexander, una domanda: da giocatore di prima squadra ad allenatore dell'Under 12, qual è l'impatto che hai con queste piccole bestie, diciamo? Sì, sicuramente un impatto difficile. All'inizio è stato veramente traumatico, da giocatore senza dubbio complicato, difficoltà diverse, però lo auguro a tutti, è un'esperienza formativa per me in prima persona. E comunque si sono tutti affezionati a te, sei diventato il loro fratello maggiore. Lo spero, sicuramente emozionante anche per me. Alessandro, sei famoso, diciamo, qui nella società, perché tu come allenatore, oltre a essere appunto allenatore della seconda squadra, quindi hai a che fare con varie discipline, con varie età di ragazzi, comunque sei molto famoso perché te, ai tuoi ragazzi, quelli più piccoli, richiedi molto la disciplina, sei una persona che a questi ragazzi giovani ci stai attento, spiegaci un po'. Sicuramente in un periodo formativo come questo la disciplina è un valore che va molto spinto, secondo me. E nel campo questo si rispecchia in un rispetto delle regole fondamentale, che in uno sport di contatto come il rugby è importante. Cerco di insegnargli ad avere disciplina e rispetto per sé, per gli avversari e per i propri compagni di squadra. Un programma in collaborazione con...